In questo video tutorial andremo a tagliare un video con Brosso 5. Il video, una volta tagliato, l'ho anche lavorato, l'ho inserito in un contesto accattivante che sarebbe l'esercizio vero e proprio che andremo a fare insieme. Vi mostro il prodotto finito. Vi ho anche messo nel mio sito una cartella con dentro tutti i file che ho usato, il font, il video da tagliare e i due file che ho usato, i file immagini. Questo perché per agevolarvi, perché so come il tempo sia poco per tutti, avevo i file a portata di mano e ve li ho zippati. Qua ho anche caricato il video da tagliare per guadagnare tempo. Ricordatevi che quando decidete di portare nella timeline i file, di tenervi posizionate sempre sulla costruzione, altrimenti il programma non ve li farà mettere. Andiamo a tagliare il video insieme. Disagne, livelli. Aspettiamo che la clessidra termini. Trim. Questo è il video che andremo a tagliare. Ricordatevi che se vi fa piacere potete anche aumentare un po' lo zoom per lavorare meglio. Io mi trovo bene così. Ho cliccato sul primo fotogramma perché il video inizia proprio con i cavalli. Mi poggio sull'ultimo fotogramma che mi serve, confermo, dopodiché clicco sull'icona per dire ok, ci siamo e questo è il prodotto che voglio tagliare. A questo punto non ci resta che cliccare ok e ci troviamo nella postazione precedente. Settiamo qui che ci permette di settare il tempo per tutta la durata del video e poi andremo anche a togliere l'audio, lo metteremo a zero. Questo perché poi dopo potremo mettere un suono che vorremmo noi, siccome andiamo ad aggiungere dei fotogrammi. Qua l'audio riguarda solo il video dei cavalli, quindi dobbiamo elaborare l'audio da capo. Video senza audio. Vediamo l'anteprima. Ci siamo. Ora andiamo a mettere nella timeline i file che occorrono, 1 e 2. Vi dico subito che il video è corto, per cui io decido di copiarlo e di incollarlo per farlo durare di più. Vediamoci l'anteprima. Ok, ci siamo. Continuiamo la lavorazione. Lavoriamoci i nostri file, le immagini. Questo è il primo. Siccome è fermo e statico, ci diamo un poco di movimento. Ci rechiamo su effetti e andiamo con il solito sistema che conoscete ad aggiungere dei fotogrammi intesi come un contrasto. Un po' di bianco, un po' di nero in questo caso, un po' di bianco. Basta qualsiasi cosa, giusto che per movimentare un pochettino. Per poi tornare a come eravamo prima. Torniamo sul livello. Aggiungiamo un altro file, questo. Me lo focalizzo, ci do un poco d'ombra nera e settata. Qui posso giocare un poco sull'intensità dell'ombra, ritorno lì e ci metto un testo.
Ecco il mio testo. Anche il font trovate nella cartella. Come vedete, questo font è carino perché è graffiato e siccome abbiamo messo un contorno colorato di alcuni pixel più scuri, questo oltre a segnare un bordino esterno, il programma nell'applicare questo comando imbottisce anche l'interno, per cui i graffi vengono coperti da questo colore più scuro e rende tutto molto accattivante. E ho prelevato come al solito il colore chiaro e il colore scuro, come vi feci vedere nell'altra lezione. Questo qui sarebbe completo. Passiamo a dire ok, eccolo qua. Lavoriamoci adesso all'ultimo fotogramma. Vi voglio mostrare che noi possiamo anche andare indietro e andare avanti. Adesso andando indietro qui ci troviamo sui cavalli. Tornando qui, ecco, di qui ci spostiamo nei vari fotogrammi. L'altro file che mi occorre, questo è quello che voglio spiegarvi. Ci metto un poco di d'ombra. Inserti. Un altro e basta. Qui mi poggio sul primo e l'opacità lo setto a 0, per cui vedete che il sandalo è scomparso. Su 2 l'opacità lo metto così, su 3, ah, ma vede che va avanti uguale, va avanti da solo. Ok, va avanti da solo. Vediamoci l'anteprima. Il colore del sandalo come aumenta fino ad arrivare alla fine. Ci siamo, abbiamo completato. Questo è l'esercizio completo. Vediamoci l'anteprima. Intanto ci salutiamo. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo, ci sentiamo anzi. Al prossimo video tutorial, arrivederci.